Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Daniel Petrovic sul mio canale, quarti di finale, finalmente però tra mai di FIFA 18. Non ve l'ho messa la collezione, non ve l'ho mai parlato negli episodi, però oggi ragazzi mi è venuto quello di portarvela. Proprio un po' così mi sono appena svegliato. Uruguay Francia, quarti di finale, finalmente ragazzi, Nigi Novgorod, domani alle 17. Il sondaggio è stato pari per tanto tempo, però alla fine l'ha vinto la Francia, per fortuna. Però ragazzi devo dirvi una cosa, che purtroppo ragazzi implicherei i nostri pronostici, a parte che il computer ragazzi fa un po' quel che gli pare, però non altro, quindi se mai potrò rifugiarmi in quello. Ma il giorno che si giocherà la seconda finale ragazzi partirò per Madrid, quindi ragazzi i pronostici della finale non li potrò registrare per la semifinale e la finale conoscendo le finaliste, ma dovrò registrare semifinale e finale insieme e come dire fare un'ipotesi, ovvero la finale o è così, registrare prima e pubblicarla. Ragazzi, ovviamente, ho fatto 29 episodi, il 30esimo sarebbe la finale terzo e quarto posto, il 31esimo la finale, ragazzi, ovviamente vi porto tutto ormai, però vedrò come fare, ragazzi, voi non vi preoccupate perché sul canale lo troverete. Andiamo a farci la formazione, ragazzi, tutto upgradato, ovviamente, a parte gli Orissi in porta, Hernandez. Con Mendy sono indeciso. Io proverei Mendy, non si sa mai. Umtiti, senza dubbio. Varane, non mi fido più di lui di così lì. Pavard, ossì di beh, però Pavard ha fatto quel gol proprio difensivo, quindi metto Pavard, perché la velocità ce l'ho già sulla sinistra con Mendy. La preferisco tecnica a testa con Pavard. Kanté neanche a parlarne, Matuidi neanche a parlarne, per non parlare di Pogba. Griezmann, lasciamo perdere, Giroud. Anche se la casetta, se non fosse pregato Giroud, potrebbe avere una chance, però vabbè ragazzi, davanti. Unico. Vediamo, l'ho messo a telecomando. Andiamo a fare questo primo quarto di finale, ragazzi, sperando di non dover tirare Madonne e tutto il resto della compagnia, come ha fatto negli ottavi di finale, ragazzi. Perché ho letto, ragazzi, nelle partite scriptate, e sono più partite scriptate che altro. C'è sempre una bellissima atmosfera in queste sfide internazionali. Ok, alle 17 domani. L'intero dello stadio è fantastica e siamo pronti. Ci siamo, si inizia, si comincia. Allora, l'Uruguay è la terza volta che entra i nostri pronostici, la prima l'ha fatta con la Russia. Abbiamo usato la Russia noi e avevamo l'Uruguay contro. E abbiamo perso 2-1. 2-0 poi si è fatto col 2-1 con Cheshire. Partita scrittata anche quella, perché Musiala ha preso di tutto. Seconda partita, gli ottavi di finale col Portogallo, siamo arrivati ai rigori e abbiamo vinto. E oggi è la terza. La Francia è la terza volta anche per la Francia. La prima abbiamo usata, abbiamo vinto 3-0 con la Danimarca. La seconda abbiamo vinto, abbiamo usata contro, quindi eravamo l'Argentina noi contro la Francia, abbiamo vinto 3-2 supplementari. Però non è andata proprio così. E e questa è la terza volta, ragazzi, che la usiamo insieme. Quindi seconda volta Uruguay contro e seconda volta Francia insieme. Francia insieme è brutto come termine, però ragazzi, per rendere. Eccoli qua, li conosco a fatica. Pogba il 6 sicuro, Kanté 15 perché è bassissimo, ragazzi, Kanté. Insomma che Griezmann non... Griezmann 1,75 m di tanto, ma anche Mbappé se mi sfiora 1,80 m e lì. Il problema ragazzi si chiama Muslera quando, se la partita è scriptata o se la partita ragazzi dove decidi che devi perdere, parli tutto. Muslera ragazzi buggato, anche se comunque ragazzi vedendola nell'insieme lordo non è un brutto portiere, però ragazzi ci sono dei limiti. L'Uruguay si schiervano appunto Muslera, Cáceres, Jiménez, Godín, Laxalt, Torreira, Nández e Vecino dell'Inter, Bentancur della Juventus, Cavani e Suárez davanti. Stuani della Sfeta, Sanchez, Rodriguez, Cotes, Varela e Campagna sono i sostituti. Noi abbiamo già visti Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Mendy, Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappé e Giroud, Lemar, Fekir, Tolisso, Dembélé, Dimepe, Hernandez e Mandanda i sostituti.
Ragazzi, non mi è mai capitato per sostituire il portiere, a parte gli amici, pure quando non voglio far giocare qualcun altro nella carriera. Che ragazzi, possono partire dopo 5 minuti dentro e con questa questo Uruguay-Francia, anche se l'Uruguay è la seconda mano. Griezmann per Mbappé, troppo piano. Ormai c'ho una carriera a Mbappé, quindi so come gestirmi con lui, ma non è questo il caso. Sale Griezmann la mette nel mezzo, c'è calcio d'angolo. E che andrà a battere sempre lo stesso Griezmann, la palla dentro, dove c'è il palo! Subito il palo. Di Kanté, era la posizione defilata però ragazzi. È difficile fare. Poteva fare molto di meglio. Attenzione, il destro di Camara. No, che è quello lì. Sembra Vesino. Però troppo debole. E la può prendere Lloris. Mendy vede Giroud. Griezmann! Mamma mia, Griezmann! 18° minuto, vantaggio Francia. Da fuori area, Griezmann, colpo. Da biliardo no, perché il biliardo è basso la sua terra, preciso, non anche forte. Ragazzi, cannonata. Perfetto ragazzi. Sinistro, esterno sinistro. Bam! Nel 7 ragazzi, non ci può fare ovviamente nulla. Musera, per fortuna. Tanta solita di Griezmann. Si va in vantaggio al 18°, ragazzi, adesso sarà un problema perché l'Uruguay comincerà a giocare. Giroud, Griezmann, Pogba, ribattuta la difesa. Mentre ragazzi adesso, per via dello script, è difficile adesso provare a fare un altro. Forse provare sì, ma farlo no. Mendy sul fondo, cioè nessuno. E là c'è la paese di Musera, come appena detto. Travesino per Cavani. Si gira Lloris, perché non potevo fare, non potevo premere niente, a parte X, perché speriamo cerchi ragazzi danno un rigore subito. 3 giorni in gioco, sono alla carriera tipo 5-6 al giorno, ormai ho capito. Più o meno come si comportano in area, cercano sempre il rigore e bravo Mbappé a spazzare. Qui il difensore che allontana. Si aprono spazi invitanti. È buona l'intuizione di Giroud. Giroud, Griezmann. Griezmann! 32esimo 2-0. Contropiede perfetto, il contropiede che tutti dovrebbero fare è così. Va, lo chiude Godin. Mi sembra affossato Godin che lo chiude, si gira e di sinistro beffa il suo piede, dall'altro beffa Muslera. Spattato il mito di Muslera, ragazzi. Era possibile veramente fargli gol. Sinistro al giro, proprio messa. Perfetta. E a disperazione, ragazzi, del numero 1 che giocava nella Lazio, mi sembra, Muslera. Che avesse giocato nella Lazio per un po' di tempo. 32esimo, Griezmann, Antoine Griezmann, fa doppietta, 2-0. Se non va per arrivare il rimorchio, Griezmann spazza in angolo, bellissimo Vesino, e c'è angolo, ci spiegavano Griezmann, non mi interessa, Pogba di testa, Muslera. Vabbè adesso ragazzi, abbiamo fatto due, farne il terzo. Sarà probabilmente impossibile. Giroud dentro, Pogba, non entra. L'ho detto ragazzi. Quarto uomo esibisce il tabellone. Arretrano il raggio grande, in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Punta l'area. Una Pogba per Mbappé. Mbappé! Ora. Sarà tutto il fenomeno. Muslera e si va. Ai. E l'arbitro dice che può bastare. Il secondo tempo. Al termine del primo tempo. Uruguay si è difensivamente ripreso su questo recupero, però recupero dal 2-0 in poi non ci faccio proprio niente per le musche. Ragazzi, comunque rimane il fatto che Griezmann ha fatto sentenza per ora e quindi 2-0, ti rimporta ragazzi 6-1 per noi, tiri 9-3. E ragazzi, cioè, farsi rimontare sembra proprio una partita scriptata e siamo lì col discorso. Si comincia il secondo tempo tranquillamente, speriamo.
cerca l'area di rigore. Occhio a Suarez. Tra Suarez. E qua ragazzi stava per avvicinarsi. Calcio d'angolo per l'Uruguay. Si oppone, mi sembra Varane, c'è calcio d'angolo che l'andrà a battere Torreira. Palla dentro, nessun problema per Lloris, per fortuna. Vai Griezmann. Giroud. Perché la palla è andata dietro? Kanté! Ci ho creduto, non posso nascondere che ci ha decreduto per poco, ma ci ho creduto. Allora battere Muslera. Vabbè, Griezmann, Matuidi. Griezmann al sinistro, ribattuto. Però il secondo tiro, ragazzi, era troppo caricato male. Ha caricato poco, e quindi... Ottima la lettura del... Calcio e punizione. Ah, per Uruguay. Dentro Mbappé, Griezmann. Si gira! Griezmann, 3-0. Straordinario Griezmann, si porta a casa il pallone. Tripletta, ragazzi. È la seconda tripletta a questo mondiale. Non voglio andare errato, seconda è sicuro, perché prima l'ho fatta con... William in Brasile-Messico, ragazzi, vi dico una partita la più brutta degli ottavi di finale. Ma proprio la più brutta. Senza se e senza ma. La più brutta. Scusate il canale, ragazzi, trovate subito. Guarda, ottavi di finale, quindi ecco, video recente. Al 60esimo, ragazzi, Griezmann 3-0. Facciamo anche entrare Hernandez e Tolisso. Posso rimanere di Mendy? Mendy e Matuidi. E 3-0, ragazzi, ormai non abbiamo più niente da chiedere a questa partita. Attenzione, probabilmente Suarez. E tu lo fanno 3. Lloris. C'è una Mbappé. Si gira. E non va. Tolisso, Pogba da posizione impossibile. E ovviamente Muslera. Pane per i suoi denti questa parata. Si mangia a colazione. Griezmann, Mbappé. Ah, il cross. Facciamo finta se tutto regolare. Hernandez, Pogba, Muslera, bravo. Qui veramente bravo Muslera. Veramente bravo. Rimessa laterale, esce Varane, entra Kimpembe. Ma non è Mbappé. Pavara il cross, male. Sma profondo per Mbappé, deve girare. Con la regolare, Mbappé. Kanté fuori. Il gol più facile e l'ha sbagliato. Mi ha fatto 3 gol, il più facile ha sbagliato proprio lui. Ragazzi, siamo andati nell'assurdo, se no. Siamo veramente andati nell'assurdo come risultato. Non voglio più farla come Russia Arabia Saudita, ragazzi, ma se no veramente sarebbe stato troppo assurdo come risultato 4-0. Va bene così, vediamoci l'immagine di Griezmann che prende il pallone per la tripletta. E ragazzi, con questa immagine vi saluto. Mandatemi le statistiche. Ti importa 10-2, tiri 17-5. Griezmann 10 di valutazione. 10. Insomma, noi ragazzi ci vediamo dopo, perché non è finita qui. Con Brasile-Belgio, ragazzi, questa sarà molto bella. Lasciate like, iscrivetevi che ci vediamo dopo. E questa, ragazzi, sarà da tirare tante madonne. Alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.